non tutti sanno che a Codogné esiste una villa dalle simmetrie armoniche, immersa in note di verde e costellata di finestre. Villa Toderini è un pezzo di storia che raccoglie tracce di Settecento con le sue presenze letterarie, di Ottocento con alcuni elementi in stile neoclassico e di Novecento con la drammaticità delle guerre e la speranza di ricostruzione. La struttura venne edificata probabilmente ad opera dell'architetto Gerolamo Frigimelica, su commissione della famiglia Toderini de Gaiardis, che, arricchitasi con il commercio dei merletti, aveva acquisito il titolo nobiliare. Nel corso dei secoli, la villa passò più volte di proprietà, dai Ferracini ai Gelmoniton fino ai Bonicelli, che tuttora la detengono. Le ali laterali, a due piani, sono perfettamente simmetriche e si concludono con due strutture che presentano un portone ad arco e dei timpani. Bisogna inoltre notare la peschiera, importante opera di ingegneria idraulica settecentesca, che nel 2019 è stata ristrutturata, ripristinando il passaggio dell'acqua. Villa Toderini venne seriamente danneggiata durante la Grande Guerra e in seguito fu ricostruita. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale divenne inoltre sede del comando tedesco, fu saccheggiata e parte dell'arredamento originale venne bruciato. Oggi la villa è adibita ad agriturismo e si distingue per essere un emblema di uno splendido connubio tra storie, arte, letteratura, cultura e paesaggio. È bello pensare che Ugo Foscolo, uno dei più grandi poeti della nostra letteratura, si affacciasse a questo balcone di una delle più belle ville palladiane della Sinistra Piave e, guardando verso il Parco della Mutera, traesse ispirazione per scrivere i suoi sonetti. Il Veneto, così, si conferma, fin dai tempi lontani, terra di cultura e di arte, un'eredità importante che siamo chiamati a portare avanti e a trasmettere alle nuove generazioni.